Io mi sento ancora orfana, perché per un'altra volta ogni anno così, quando è l'anno del suo anniversario del suo decesso, si perde sempre un qualche cosa. Io cerco di guardare l'immagine che mi sono fatto di lui e continuare a avanzare nella vita. Voilà. È una cosa, è una realtà, perché genitori importanti, soprattutto nell'ambito dello spettacolo, non sempre riescono a equilibrare la presenza in scena, e la vita familiare. È sicuramente una realtà difficile, immagino, per tanti figli d'arte, però il grande regalo che Luis, questo papà speciale, ti ha fatto, credo sia proprio la grande passione per la musica. Per Questo sì, per il canto. il Lui ha canto. quanto aveva suonato strumento, però l'strumento che mi piace utilizzare è la voce, il canto. È qualcosa che quando sto bene canto, quando sono infelice io canto. Perché Per te è un è momento la di... sostituzione di tutte le altre cose che per me non va, basta che io mi ritrovo anche a casa, io canto. Perché mi fa stare bene. E quando sono davanti al pubblico, allora è ancora meglio, perché io partaggio qualche cosa con loro. E questo è importante. Quindi il canto per te è veramente una valvola di scarico e, diciamo, di sfogo, ma anche di grande felicità, perché ti dà Sì. modo Mi dà modo di di esprimere quello esprimerti. che sento dentro, di comunicarlo, perché non. Io sono stato, da bambina mi sono rinchiusa, ho sempre di poter fare le cose, perché è una persona che a chiedermi perché, perché quando si è bambina dice perché tu non hai diritto anche tu, come tutte le altre, di avere papà, la mamma. Io ho avuto un papà di sostituzione, anche se di sostituzione mi è stato anche un padre straordinario, che aveva anche lui, gli piaceva la musica, perché non mi sono trovato così allontanato, sono rimasto, ma sempre si manca la realtà, è quello Ti che. mancava il contatto fisico, cioè tu lo vedevi Voilà. ovviamente, la sua Io ho fama. cominciato a seguirlo poi ogni volta, quando l'ho saputo tardi, e per me mi ha servito per un cammino nella vita, nella mia vita mi ha servito per il mio cammino, adesso il canto. La passione per il canto, è iniziata quindi fin da giovane? Sì, perché si chiama Pons, andavo alla GUC, in chiesa, e poi c'erano le catechismi, ci sono le gruppi per cantare. Ho cominciato così, e andando in avanti diverse scuole di canto, scuole per il teatro, pure in Francia, nel piccolo conservatorio di Mireille. Io sono uscito anche da lì, ho cominciato a fare, e poi questo concorso che era l'equivalente di Domenica Inia. Ah, sì. Ma era per i giovani, eravamo buoni, tanti. Eravamo nel sabato, arrivavamo alla casa della televisione alle 7 per poter passare i 30 o 40 primi. Eravamo di volta 500 persone, e veramente per poter avere l'occasione di Di passare, presentarsi in pubblico. presentarsi. Quindi anche Allora, questa è stata una questo cammino, selezione. questo è stato il mio cammino, diverse volte, diverso concorso, e che poi è stata presa la fortuna per me, la prima ragazza di colore che ha fatto, può si dire, questa missione del Télédimanche, più di 3 settimane, perché Mireille Mathieu finiva il suo periodo, anche Sì, lei che di aveva presenza. vinto, di 4 settimane, e io sono stato preso e il pubblico ha votato perché ritornassi. È Quindi stata come... una È scoperta incredibile, è bellissima, una è grande una gran soddisfazione, una soddisfazione, grande soddisfazione, immagino. sì. Abbiamo visto poco fa alcune immagini fotografiche che ti vedono Sì. protagonista di un concerto. E solo due parole per anticipare quello che sarà,
spiegato nella seconda parte della trasmissione. Sì, si chiama No More Slavery e la vita per i bambini. Perché probabilmente questo che mi è mancato, che fa che mi sono portato molto verso i bambini, i loro problemi, perché non è solamente la schiavitù, tutti i problemi dei bambini quando si è sola, i suicidi dei bambini pure, è una cosa che mi è interessato e continua a interessare, perché a chiedersi perché un bambino di 9-10 anni desidera morire. Perché probabilmente penso mi sono trovato in quella situazione di disperazione, di voler andare a cercare un'altra vita altrove che non esiste per quella reale. Per quella reale. Allora, sono situazioni che mi interessano. E adesso la schiavitù, ma più che altro la schiavitù dei bambini. Perché ancora oggi in Africa, perché mi sono tornato verso l'Africa e un continente che mi interessa e a chi io appartiene più vicino, certo, di cuore, e ho voluto andare verso questo problema che esiste e vedere com'è. Mi grazie a una persona che ho conosciuto che mi ha fatto interessarmi molto a questo problema. Scusami, ti interrompo solo un attimo, mi danno segnale dalla regia che dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Ci rivediamo tra poco, grazie. Red roses, clear and blue, for me and you, and I think to myself, what's the wonderful world? I see sky blue, the grass is red, bring birth a day, the dance of the night, and I think to myself, what's the wonderful world? The color of the rainbow, so pretty in the sky, and our sad face went going by. I see friend checking hands, say how do you do? I will say I love you. I hear baby cries, watch mother cry, there are much more I have a new, and I think to myself, what's a wonderful world. Una voce profonda.
profonda e dolcissima. E ho letto delle note di un po' malinconiche, mi sembravi molto molto emozionata. Immagino che cantare questo brano sia sempre per te molto toccante. Molto toccante, molto terribile. Tieni il microfono. Yeah, oggi ancora più di piacere oggi specificamente. Però sono con una bambina che è riempita dall'emozione ancora. È bellissimo, non ti ho disturbata, prima avevamo una telefonata in diretta, stiamo aspettando una telefonata importante, sì, puoi anticipare due parole? Questa persona, il professor Agassi, è una persona che ci parlerà della schiavitù. Possiamo dare il via alle immagini del manifesto del lavoro umanitario e al video del progetto Africa. Grazie. Disturbata, ci chiama da dove? Dall'Africa, il professore. Quindi appena ci danno il segnale della linea. È molto difficile, effettivamente il professor Agassi sta chiamando dal Benin e mi fa piacere, vedi questi bambini, il centro che vogliamo, che cerchiamo di fare per questi bambini. La telefonata, pronto? 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 Allo? È caduta la linea. Il professore Ghissi ci telefona dall'Africa. Dall'Africa del Benin. Dal Benin. Allora, probabilmente un orario è molto caricato la linea, però spero che possiamo avere questo professore, una persona di un'intelligenza, di squisita come persona, lo sentirete quando parla del suo paese. E soprattutto ha tantissima informazione da dare ai